che nel prossimo disco di Bruce Springsteen, che esce nei negozi il 14 di gennaio, e che per una serie di circostanze clientelari ho avuto modo di sentire gli articoli, c'è una versione elettrica di Tom Joad, The Ghost of Tom Joad, con Tom Morello, che a tutti quelli sopra i 25 anni non dice niente, però a me mi dice qualche cosa perché ho ancora qualche studente che mi viene informato. Tom Morello è il leader di questo gruppo Rock Against the Machine, che è uno dei gruppi punk rock più radicali, che avevano fatto una versione durissima di The Ghost of Tom Joad. E lui è uno dei più straordinari chitarristi che ci sia in giro. Quindi per questa versione, Ghost of Tom Joad, elettrica, Bruce e Tom Morello, che meritano. Io so ancora mi piace più quella musica, però se uno c'ha meno dei 20 anni forse gli deve essere interessato. Gli altri che vengono. Ma è proprio necessario. Sì, a meno che non un po' sulla voce. Vabbè, siamo veramente contenti di finire questo ciclo di letture americane, quasi un anno ci ha preso a noi come ciclo di lettori, tra l'altro questa è la nostra sede di incontri, e lo finiamo in bellezza, direi, proprio con uno dei grandi esperti di letteratura e cultura americana. Io non lo ripresento perché già sappiamo. Ci eravamo visti l'8 giugno e lì avevamo toccato alcune delle cose che Canoni Americani ci aveva sollecitato. E vi devo dire che più lo leggo, più lo prendo in mano, più mi sembra un manuale di istruzione per la lettura. Cioè io dopo aver letto questo credo che si cambia anche il modo di leggere, è veramente preziosissimo questo libro. E poi insomma nel frattempo dall'8 giugno anche la Merenziana sta qui. Vi ricordate che quel giorno aveva avuto un incidente e adesso sta bene e sta qui con noi. E lotta insieme a noi. E no, insieme a noi, volevo dire, ma sembrava troppo. Quello non stava benissimo. Insomma, l'America secondo me continua a riservarci delle sorprese, perché dopo Obama, questa elezione di questo sindaco italo-americano a New York, che è veramente un rivoluzionario rispetto ai nostri, non voglio fare nome, ma sindaci. E poi in questi mesi, dopo l'estate, il circolo dei lettori ha letto altre cose americane. Abbiamo letto Dillo, ora il Banco, non abbiamo letto il mattone Underwood perché era troppo. Poi abbiamo letto Revolutionary Road di Yates. Abbiamo letto alcune di noi di Saul Bellow, Herzog e L'uomo della pioggia. E abbiamo letto Stoner, che stiamo inventando nella sua. E anche Bunch Crossing, dopo se riusciamo a parlare. E io volevo cominciare appunto subito con le domande. Adesso abbiamo parlato di Springsteen e di Tom Joad. Allora, io magari ho scoperto l'uovo di Colombo sicuramente, però quella frase famosa che si dicono Tom e la mamma alla fine, io ero convinta che fosse una pura invenzione di Springsteen. In realtà lui quasi letteralmente la prende da Steinbeck, ma da quello che abbiamo da John Ford, che è un'altra, adesso la prende da Steinbeck e contemporaneamente dove la prende anche Woody Guthrie, perché c'è una canzone di Woody Guthrie però il problema è che io avevo letto quello di prima, dove questa frase assolutamente non c'è, è tagliata completamente. Il Bonpiani, cioè la prima edizione, tutta questa frase in cui appunto quella famosissima, no? Perché io ci sarò sempre nascosto e dappertutto sarò in tutti i posti, dappertutto dove ti giri a guardare, quella famosissima, io ero convinta che non me la ricordavo, in realtà proprio non c'è. E lei dice il film di John Ford, sono andata a rivedermelo per curiosità, ma è stravolto, cioè lo sfregio secondo me è ancora maggiore, perché lui sembra un predicatore, un missionario alla fine, e le parole che usa, io me lo so scritto. Però le parole che dice, lui ripete le parole che ha detto il predicatore Casey. Però questa cosa qui quando dice, e dunque, dovunque il genere umano si sforzi di elevarsi, per me non è una frase che poteva dire Tom Joad. Cioè, allora no, la domanda è questa, che le traduzioni, che cosa ci arriva a noi di
perché quel libro secondo me è spregiato parecchio senza quella frase lì, perché non si capisce, cioè è importante quella frase, si capisce dove va a parare Tom Job. Ma tanto, vabbè, le traduzioni sono una diversa dall'altra, no? Però nel caso di Steinbeck, queste sono traduzioni, credo, Bompiani. Adesso Bompiani ha ristampato quella integrale, quella integrale. È lì che l'ho letta la frase. Perché il punto è che, paradossalmente, negli anni 30, un sacco di testi, diciamo come Furore, come l'altro romanzo di Steinbeck, La battaglia, sono stati tradotti in italiano con la ingenua idea che i nostri lettori avrebbero visto come si stava male nella democrazia americana. E quindi naturalmente io la traduzione italiana l'ho letta quando avevo 12 anni e quindi non mi ricordavo se questa cosa non c'era. Tra l'altro quando l'ho letta all'età di anni 12, era proprio tipo all'inizio di campi americani, no? Cioè la scoperta che esistevano dei romanzi in cui si parlava di gabinetti per un bambino di 12 anni era eccitantissima, perché poi voleva dire appunto che nel territorio americano c'era il corpo, c'erano le macchine, non te sei. Quindi, fra l'altro, molte di queste cose venivano fatte da traduttori, molte di queste traduzioni sono firmate da Montale, che naturalmente subappaltava. Questa cosa che questa frase non c'è, la prendo adesso, ma non mi sorprende nel senso che se tu permetti a quel testo di circolare, lo fai perché pensi che si fermi, perché vuoi che si fermi alla denuncia, non vuoi che si fermi a dire quanto ci sfruttano, eccetera, non vuoi affatto che si parli del fatto che poi la gente si ribella. No? Quindi questo non posso. Negli articoli che sono usciti a proposito della nuova ristampa si parlava di censura fascista, quindi non so se poi c'è stata un'ulteriore censura quando è stato pubblicato qui in Italia. Ma è stato pubblicato durante il fascismo. 39, quindi è stato pubblicato in quel periodo. Poi per molto tempo non si è ritradotto, evidentemente, no? Come tante altre cose che sono uscite appunto negli anni 30, lo stesso Moby Dick, che esce nel 31, poi non viene più riprodotto fino agli anni 60. E lì però quella è un'altra storia, perché quella è una traduzione abbastanza immaginifica, ma appunto è preso comunque un'opera d'arte in sé, la traduzione di Moby Dick di Pavese. Poi sono uscito Remi D'Agostino, gli altri che hanno fatto traduzioni più accurate, ma lì non è passata questione di censura. Cioè lì appunto la letteratura americana passa in Italia perché il regime pensa di usarla come testimonianza della violenza del capitalismo, della burocrazia, eccetera, eccetera. E quello di cui non si rendono conto è che il messaggio è tutt'altro, che comunque, cosa di cui invece si rendevano perfettamente conto i vari Pavese, Vizzolini, Calvino, poi la stessa Pivano con De Masters, eccetera. Quindi c'è questo errore del regime, insomma, però evidentemente una frase del genere si toglie il senso. Sì. Oh, quanto al discorso se Tom Jode poteva, io non sono neanche tanto, non ricordo esattamente l'inglese lì, però tu hai ragione nel dire che sembra un predicatore. Ormai insopportabile. Sembra un predicatore perché lo è, nel senso che la presa di coscienza di Tom nel romanzo passa attraverso la ribellione di Casey. È Casey il predicatore che dà una bastonata in testa al poliziotto, e poi, no? Quindi, ed è in qualche modo Casey che, appunto, quando lui dice, ripete alla madre le parole che ha detto Casey. Come se prendesse il testimone di Casey, sì, e andasse. Sì, però forse cioè, il tono di lui viene a diffondere. E poi, ecco, io credo che ci sia un altro elemento, che è secondo me l'elemento più di debolezza di Graves of Wrath,
di furore, che è in qualche modo è pensato, è costruito come una quasi come una parabola astorica, nel senso che ti descrive una vicenda storica molto molto precisa e puntuale, però ecco, quando se ce l'avessimo sotto mano in inglese, però perché il discorso di Tom comincia dicendo: noi eravamo tutti una cosa unica e poi è andata in pezzi e si è frammentata, no? E che fa riparare una citazione, una ripresa da Emerson. Emerson, il filosofo e poeta saggista di metà Ottocento, che in uno dei saggi più famosi parla proprio del fatto che mankind era una cosa sola e poi è andato in pezzi, si è frammentato e da lì è venuto. Cioè, e quindi c'è un'idea in Emerson e qui della storia, che è paradossale perché sono tutte figure politicamente e teoricamente progressiste, ma c'è un'idea della storia come decadenza da una dimensione età dell'oro, no? E invece la caduta, che è il potere, vabbè, voglio dire, anche a suo modo come echi biblici, va tenuto conto di una cosa, che l'intero romanzo è scritto con echi biblici nel linguaggio del narratore, e che Tom appartiene a una cultura in cui il Vecchio Testamento, in cui la predicazione è una presenza, quindi non è che lui non ha sentito questi discorsi, no? La cosa che a me affascina nella canzone di Woody Guthrie è che laddove Steinbeck dice, e mi pare Ford glielo fare dire, siamo o eravamo una cosa sola e poi Woody Guthrie dice potremmo essere una cosa sola, il che rimette la storia in piedi, no? Cioè non è più un'unità perduta con la caduta, ma è una umanità da riconquistare con la lotta, no? E liberare, come basta cambiare una parola, no? Non mi ricordo come la mette Bruce Springsteen, ma mi sa che questa frase di Springsteen non c'è. No, mi sa che non c'è. No, non c'è. Ecco. Quindi, diciamo, il punto è anche un altro, che a parte che c'è un elemento non trascurabile, che nella traduzione italiana questo parla italiano, nell'originale lo parla dialetto, che è già un'altra cosa, no? Che già è un'altra cosa. E questo è un grosso problema nella traduzione. In una teoria come la cultura americana, dove paradossalmente venendo da una cultura che è meno intrisa di dialetti della nostra, tuttavia il vernacolo, il dialetto è presente fin dall'inizio, no? E poi naturalmente passi per la grande esperienza di Larry Finn, che io ho sempre sognato di poterlo tradurre, è arrivato alla fine della prima frase, ho detto lasciamo perdere, e quindi diciamo lo riporta al livello di come potrebbe parlare un contadino che ha passato la vita a sentire predicazioni bibliche e il cui linguaggio è comunque intriso di questo, no? Quindi sull'elevarsi, io non mi ricordo come dice l'inglese, sì, però quindi bisogna vedere come dice, certo. Però c'è una spinta al self-improvement, quindi diciamo che è quello che succede. La tua domanda era, io dico tu, per favore di tu pure. La tua osservazione riguardava le traduzioni. Uno dei problemi delle traduzioni è proprio questa inconsapevole, quasi inevitabile spostamento di registro verso l'alto,
che deriva proprio dalle forme della nostra lingua scritta. D'altra parte, una delle cose più geniali che abbia sentito di Mimmo Sannone, Domenico Sannone, scrittore importante e amico nostro, che a un certo punto dice: la lingua italiana negli anni 50 è progredita grazie alle cattive traduzioni dei film inglesi. Che ne so, quando ti arriva un Catcher in the Rye, Giovane Colombo, ma come fai a tradurre quando quello chiama la sorellina Old Phoebe? Dopodiché, con grande coraggio, il traduttore ha tradotto la vecchia Phoebe, ma a quell'epoca noi non lo dicevamo vecchio come termine affettivo. Adesso lo diciamo, anche quello che i miei nipoti chiamano vecchio. Adesso lo diciamo, quindi ecco un esempio di un'innovazione che è venuta neanche per una cattiva traduzione, ma perché ha immesso nella lingua italiana degli elementi che sono del quotidiano inglese. Aggiungiamoci un'altra cosa, che la vecchia Phoebe, la vecchia sono tre sillabe, old è una, e la prosodia conta nel farci le parole, no? Quindi questo è un problema che è. Faccio solo un'altra domanda io e poi lascio a voi. Allora, riflettiamo su alcune date. Furore stridoso. Perché lui si sente? Perché io sono maschio e ho la voce. Le do una funzione di guarda alzare la voce. Allora, è stato politico. Riflettiamo su questa cosa, che Furore è stato scritto nel 39, nel 51, pubblicato nel 39. E nel 51 esce appunto Giovane Onda. E a cavallo di questi due, nel 44 esce L'uomo in bilico di Sanbello, che mi sembra proprio che dà la rappresentazione di un momento più grosso di passaggio. Sono stata a Milano a vedere la mostra di Pollock l'irascibile, e lì c'era, tra le altre figure di quel periodo, c'era appunto il Giovane Onde, la copertina del Giovane Onde, come uno dei momenti importanti di quel periodo. E questo, gli Irascibili sono questo gruppo di pittori, qui c'è Rocco, c'è Pollock, Newman, insomma, pittori importanti, che sono ritratti nel 51, sempre, in questa celebre foto, perché loro rifiutarono di partecipare a una grande mostra del 50, perché era una pittura non considerata pittura. Ora, da quella mostra emerge veramente quello che già in Giovane Holden si sente, cioè un passaggio enorme di un'America che sta faticosamente cercando una propria identità, da personale, soggettiva, ma anche probabilmente più collettiva, di questo non lo so. Allora, lo volevo chiedere, poi nel 54 esce Marlo col Selvaggio e esce Gioventù Bruciata. Nel 55 Gentili muore e nel 56 muore Pollock, cioè in quel arco di quei 10 anni dopo la guerra succedono veramente tante cose. Ora le voglio chiedere, anche lì sul catalogo parlavano di questa emergere della figura dell'antieroe, genio e sregolatezza, che mi sembrano dei cliché riduttivi, perché invece fuori anche una ricerca abbastanza importante di rottura del figurativo, certo, sofferta, frenetica, dolorosa. Allora le chiedo, ma il dopoguerra americano, lei in un articolo dice complicato dopoguerra, mi piacerebbe che lei ci preparasse, così poi arriviamo agli scrittori del secondo periodo. Io una volta ho fatto un corso in cui, non mi ricordo qual era il terzo testo, ma i primi due erano L'uomo in bilico e Giovane Colombo, i quali hanno in comune questa cosa, che è solo apparentemente formale, cioè di un personaggio che racconta un tempo vuoto, no? Nell'uomo in bilico lui sta aspettando la chiamata alle armi e naturalmente il Giovane Holden, lui passa questi 3 giorni clandestini di nascosto, no? Questa dimensione qui, a me pare una dimensione importante in gran parte della letteratura di quel periodo, anche se perché sembra suggerire proprio una
una sospensione del tempo, cioè io una volta ho scritto tra l'altro uno molto discutibile saggio sulle origini del rock and roll intitolato Il tempo in bilico, no? Perché? Perché la cosa che non vale per Herzog, ma vale per Salinger, è che Salinger sta contemporaneamente riconoscendo e inventando questo nuovo fenomeno delle società affluenti che è l'adolescenza. Cioè c'è una lunga fase intermedia tra essere bambini e diventare adulti che si va allungando sempre di più. Oggi, a giudicare da quelli che conosco io, arriva sempre a 40 anni, no? Perché è la fase appunto in cui tu non sei... c'è una scena, la mia scena preferita di del giovane Holden, è quando lui deve attraversare la strada. Deve attraversare la strada, cioè sta fra un marciapiede e l'altro, e ha paura che nello spazio intermedio di sprofondare, no? Che è precisamente questa sensazione di dove sto, insomma, di spaesamento, e Holden si inventa, tra l'altro, si inventa, poi le cose che sincronizzano, si inventa anche il linguaggio di questa generazione, cioè si inventa il fatto che esiste questa generazione di cui fino ad ora non si era parlato, no? È vero che la letteratura americana ha una lunga tradizione di temi legati a quello che alcune mie colleghe, non convincendomi interamente ma non senza fondamento, chiamavano iniziazione, cioè il momento in cui l'eroe deve entrare nei ruoli che la società gli prevede, ed è Huckleberry Finn, ed è una serie di racconti Nick Adams di Hemingway, è una serie di racconti di Fitzgerald e così via, cioè questo perché c'è un antico ideale di cui parla molto bene Leslie Fiedler in un eccessivamente citato, questa volta che devo dire, libro intitolato Amore e morte del romanzo americano, no? In cui il conflitto fondamentale è quello, è soprattutto, stiamo sempre parlando di eroi maschili, è soprattutto quello in cui quello fra lo star fuori e lo star dentro. Cioè, lui comincia con Rip Van Winkle, che addirittura sospende, no? Sospende la sua vita per non vivere il trauma dell'età adulta. Cioè, Rip Van Winkle si addormenta giovane e si sveglia vecchio, e così via. No? E c'è sempre questo passaggio, però non c'è mai un lungo periodo intermedio come avviene, come comincia ad avvenire con Holden, anche a Huckleberry Finn. Huckleberry Finn adulto non lo vediamo mai, no? Alla fine di Tom Sawyer dice questa cosa geniale: i miei eroi li devo lasciare qui perché se li portare da adulto diventano banali. No? Alla fine con Barry Finn lui dice vabbè devo ripartire per andare più a Etiopia, però con Barry Finn non sappiamo mai esattamente quanti anni ha. No? Quindi secondo lei è solo una crisi di tipo generazionale? No, è una crisi di tipo di un paese che si identifica con lo spazio libero dello sentiero della frontiera, si identifica con lo star fuori e improvvisamente a un certo momento non può più stare fuori. Tra l'altro, e questo lo dice abbastanza in modo abbastanza convincente Hitler, questa cosa è molto ben rappresentata dai diversi ruoli di genere. Cioè, in tutta la letteratura americana dell'Ottocento e anche un po' dopo, i maschi vanno a caccia dei bisonti sulla frontiera. Perfetto. Come? Butcher. Il nostro inglese è proprio perso. No, Butcher Crossing l'ho appena letto la prima pagina e mezzo, perché quindi
Bene, non mi raccontate più. No. Su storia qua ci vengo. E le donne invece sono quelle che ti impongono la civilizzazione, no? Che ti impongono di, che ne so, di mangiare con la forchetta, di non mettere i piedi sul tavolo. Le donne, lo spazio degli uomini è la frontiera, lo spazio delle donne è il parlor, è il salotto, è le regole. Questo poi clamorosamente Mark Twain c'è continuamente, ma non è solo lì, è questa dimensione, cioè di quella parola finale di Huck, non è il caso che lui dica che la signora Douglas, una donna, lo vuole civilizzare. No? Tutti noi abbiamo sempre letto questa frase in termini di frontiera, eccetera, ma pensate un attimo in termini di genere, cioè le donne sono quelle che ti vogliono civilizzare e gli uomini sono quelli che scappano sulla frontiera. Quindi non è questa dimensione del passaggio all'età adulta, cioè della rinuncia al fatto di fare il cowboy. Tra l'altro Mark Twain cerca per tutta la vita di continuare a scrivere, di scrivere queste avventure sulla frontiera, divengono delle schifezze totali, no? perché non è quello il punto. Ecco, quindi c'è questa dimensione qua. Sarebbe identifica con la rottura generazionale, ma che ha questo tipo di radici. Non me lo invento, ma il fatto che gran parte di tutto questo avvenga in quel surrogato di frontiera che è Central Park, forse c'entra, no? Però forse me ne invento. In Saul Bellow succede una cosa più complicata, perché non è generazionale, anche se essere arruolato nel servizio militare è un passaggio iniziatico, no? Però quello di cui parla Saul Bellow non è tanto la preoccupazione di entrare nei ruoli, quanto c'è un libro di Eric Fromm, Fuga dalla libertà, no? Che è della stessa epoca più o meno, quanto che ne faccio di questa libertà che mi è cascata addosso, no? E tanto è vero che finisce, Saul Bellow, Mark Twain se l'è letto, riletto, rovesciato, rigirato in 100.000 modi, l'ha anche riscritto, non Obi March, ma il finale di Un uomo empirico è esattamente il contrario del finale del Potere, perché quando finalmente lo arruolano, lui dice evviva la reggimentazione dello spirito. Pensando una cosa, a cui poi in qualche misura ci arriva Sommer, ma anche molto, e cioè che la libertà dello spirito è in qualche modo mascherabile sotto l'uniforme del conformismo, no? Uno ci può credere o non credere, ma questa è un po' l'idea. Cioè, in qualche misura, e questo è un grosso tema pure americano, in qualche misura il limite ti dà forma, no? E quindi quando lui finalmente parte per il servizio militare, viene arruolato, è come se finalmente gli fosse stato levato dalle spalle questo peso del doversi gestire uno spazio di libertà che non ha forma, che non ha forma. Ora, su questa dimensione della forma c'è un altro grosso, io poi la critica non è che l'ho portato bene, ma questo è uno dei libri che io, critici che a me mi hanno spiegato di più, proprio su questi anni, che si chiama, io gli ho rubato il titolo a questo libro, tra l'altro, si chiama Città di parole, no? Però col permesso della compagna dell'autore, che non è più tra noi, City of Words, di Tony Tanner, che è un grande critico inglese. E lui dice che il tema fondamentale della letteratura americana del decennio, del primo decennio e del secondo dopoguerra, è la tensione fra, lui dice, fra la conchiglia e il mollusco, fra il terrore di non aver forma e il terrore di essere ingessati nella forma. No?
ed è convincentissima la lettura che lui fa, che fra l'altro lui connette a un tema che c'è in Rumore Bianco, che è quello dell'entropia, no? Dove lì il dilemma non risolvibile, tra l'altro c'è anche in Underworld, il dilemma non risolvibile qual è? È se mi muovo vado verso la morte, no? Perché tutto il movimento, cioè l'energia tende a disperdersi, quindi ogni movimento è dispersione di energia e quindi va verso la morte. Se lo fermo sono già morto. E quindi tutta è continua in questi romanzi proprio questa scena in cui c'è, per esempio c'è una straordinaria Invisible Man di Raffaellison, in cui c'è proprio questa cosa, no? Il rischio di muoversi, lui letteralmente è Invisible Man, lui sta dentro una scatola che se si muove si fulmina e se non si muove non si muove, no? Ecco, quindi questa cosa qui è molto diversa secondo me in Dangling Man e nel Uomo in Bilico e nel Giovane Holden, anche se nel Giovane Holden poi voi pensate alla cosa che tutti quanti ci ricordiamo: che fine fanno le anatre del Central Park quando gela il volo e il gelo, no? Cioè proprio sono le stesse metafore e in qualche modo allora questo tema per cui l'adolescenza è ancora processo e l'età adulta è chiusura del processo, questo è un tema che poi è molto involgarito, lo ritroviamo in tutto il rock and roll giovanile degli anni successivi, no? Quando, che ne so, una delle più scemente canzoni, tutte queste canzoni su 16 anni, tutte 16 anni l'eroina, e ce n'è una che mi colpiva molto perché diceva your graduation means goodbye, cioè quando tu pini il diploma noi la nostra storia finisce, che è in qualche modo la stessa storia. Cioè, sempre l'estate poi. Come? Sempre l'estate. Poi sempre l'estate, eccetera, no? Ma questo senso di una provvisorietà destinata a chiudersi. Quindi questo c'è in tutti e due. L'altra cosa che a me pare importante e che c'è in Stoner è quello che è stato chiamato ironia, che tra l'altro la parola inglese irony non significa ironia, non significa paradosso, no? Ma qui è più vicino all'ironia che altro, cioè questo è il figlio dell'antieroe. No, parte che è Giobbe, e quindi Stoner è in questo senso abbastanza Giobbe, sì. No? Ma soprattutto ha una dimensione ironica, nel senso che l'ironia è un capovolgimento del senso delle parole, cioè l'eroe, non l'antieroe, l'eroe è una persona che mai riconosceresti come tale, no? E quindi che ti capovolge la definizione di che cosa è l'atto eroico. L'atto eroico forse è semplicemente riuscire a vivere con un minimo di integrità la propria vita in condizioni che te la mettono continuamente a rischio. Questo è un bel passo Stoner, no? Sì. Tanto una delle ragioni per cui Stoner, io ho mai sentito nominare il Camare dei Topoli, che era un regalo. Lo so. Una delle ragioni è quella per cui è un romanzo curioso per essere della metà degli anni 70. No, 60. 61. Sì. È comunque fuori tempo. Infatti non l'ha letto nessuno. È comunque fuori tempo. Quello è il momento in cui trionfa una metaletteratura, una narrazione autoriflessiva, una narrazione sperimentale, si va verso Barthelme, verso il postmoderno, no?
E questo è un romanzo profondamente tradizionale come impianto. Sì, sì. No? E quindi in qualche modo abbastanza fuori tempo. Questo è un romanzo che se usciva 10 anni prima stava in pieno mainstream. Uscito all'inizio degli anni 60 è un'altra epoca, non ci puoi avere un narratore onnisciente, no? E non puoi avere un romanzo in cui non ci sia nessuna riflessione, nessuna autoriflessività sull'atto di scrivere un romanzo, no? Che tu, cioè, non puoi dare per scontato come danno i grandi classici ottocenteschi, che le storie si raccontano così, no? E tra l'altro appartiene a un genere che ha avuto la sua fioritura proprio a cavallo degli anni 50, che è quello della campus novel, del romanzo universitario, no? Che ne so, A New Life di Bertrand Mallet, per esempio, no? Che tra l'altro è molto divertente, A New Life, perché è una rivisitazione del discorso della frontiera, ma ambientato nel contesto dell'Accademia, cioè che lui, il giovane intellettuale ebraico di New York, che viene trasferito in un'università dell'Oregon. Ecco, quindi mi pare appunto che adesso che abbiamo prospettiva, che non lo leggiamo più come una novità editoriale, e uno lo legge per quello che è. Cioè un romanzo che sta bene in compagnia, ampiamente in compagnia di Solfeld o di Malamud, di Mailer forse, ma anche di altri grandi, di Jones, di altri romanzieri magari un po' più dimenticati ma significativi in quegli anni lì. No? Ecco, uno lo legge oggi come se avessimo trovato un altro importante romanzo di Solfeld, insomma. O Roth, no? il primo Roth. No? Quindi, sì, perché il romanzo di Portnoy è 2 anni dopo, cioè questo è stranissimo, no? Perché tu vedi il film del 61. Perché lei dice Portnoy di Roth esce 2 anni dopo, mentre Goodbye Columbus è molto più vicino a questa. Mi allaccio subito a una cosa, no, perché vabbè, le cose, insettite, no, devo usare il microfono, insettite. No, vabbè, intanto le cose che dice ogni volta mi... è un fiume di cose, di schifo e di... No, intanto sul bello, io volevo chiedere una cosa. Noi come circolo lettori avremmo voluto leggersi Herzog. Io è Davide che ci provo a leggere. No, sai perché non l'abbiamo potuto fare? Perché curiosamente non è stato più editato. Questi sì. Sono i misteri per cui. Però io avevo la bestia di e me lo sono riletta. E mi sono un po' irritata leggendolo. Adesso non ne posso parlare, magari tanti di voi non l'hanno letto e quindi non voglio parlare di questo, però mi ha colpito una cosa che lei aveva scritto durante di leggere sul manifesto del 2005, quando è morto Solvegno. Allora ho trovato questa cosa e ho trovato anche che lei, tu, insomma, eri tu, un po' irritato, cioè dicevi che la scrittura straordinaria che riflette i caratteri dei personaggi. I personaggi di Bello sono molto irritanti. Questo modo del personaggio, che è anche l'uomo invidico, che è anche Herzog, di porsi rispetto alla società in questo modo che un po' snobbone in qualche modo, poi sono dei, no, disgraziati, e che però mi ha fatto pensare lui, e potremmo parlare anche di Roth, di cui volevo chiedere, che lei esclude dai canoni. Mi sono chiesta come mai non ci sono nei canoni, perché è un film, no, vabbè, troppo ci sarebbe da dire, però si rifanno a una cultura ebraica che è fondamentale, io ho pensato di leggendolo, perché ignoriamo questa parte. Ieri mi è capitato di vedere una cosa, io sono un'appassionata di Roth, per cui mi sono comprata questo DVD che è uscito sulla vita. Lui a un certo punto dice, mentre parla della sua formazione, io non mi ritengo, detesto quando qualcuno mi dice, io sono un scrittore americano, non sono un ebreo americano, sono un scrittore americano,
peraltro accusato di antisemitismo perché in Portnoy era stato uno scandalo, vabbè. Però mi domando, al di là che lui dice di no, ma Solvello, lui, Hitler, vabbè, canadese già il discorso è diverso, però, certo, però caspita se c'è questo, che porta a opporsi, anche se loro sono tra virgolette degli atei, no? Però loro si pongono rispetto alla società con questo atteggiamento, come dire, che poi diventa, come possiamo dire, autoreferenziale, insomma, cioè non c'è più, appunto, siamo lontani anni luce da Stoner, che per quanto sia un eroe solitario, ma caspita se c'è dentro, non so. Ma la ragione per cui Solvello non sta nel libro è che io ci ho litigato, nel senso che forse una cosa che se ve ne siete accorti forse l'avete perdonato, ma questo è un libro molto ideologico. Sarà per questo che ci è piaciuto. Ma però avete anche notato che non è che il canone è fatto di comunisti, cioè in qualche modo, voglio dire, ecco, bello, anche Roth, e questo mi dispiace perché tanta gente gli vuole tanto bene a Roth, cioè questo atteggiamento di, che adesso mi viene in mente la parola di Umberto Eco, di apocalittici, no? Di questo senso un po' di sentirsi il mondo fa schifo ma io con l'anima, no? Che sicuramente c'è in Herzog, che mi ha impedito per tutta la vita di andare oltre la pagina 100, quindi io non so se poi va bene che succede, no? Ma bello che appunto che a me... Io non ho amato moltissimo neanche Odi Marci, dovrebbe sembrare più una cosa. A me piace più di tutti Sisto Time, sarà perché è più corto, ma diciamo che mentre mi ha infastidito Humble Skills e altri, no? Cioè questo senso di... diciamo, di sentirsi superiore perché tu c'hai... Forse di sentirsi superiore perché tu sei un intellettuale. Allora questo a me mi preoccupa molto in quanto intellettuale, perché è un rischio che ogni volta corri, no? Neanche intellettuale ebreo. Oh, sulla cosa dell'ebreo adesso ci vengo perché è molto importante. Cosa che non avveniva, che ne so, in Portnoy, ma che avviene in maniera a me insopportabile in American Pastoral. No? Dove peraltro la superiorità di questo protagonista morale, di questo protagonista, è una forma di innocenza che è altro che sta proprio dentro le corde più antiche della letteratura americana. No? La letteratura, l'iniziazione, il diventare adulti, la letteratura americana fa poi con, sotto, diciamo, il processo di perdita dell'innocenza, di conoscenza del male e così via. Quindi però io, pastore americano, un giorno, sa, dicevo quando la dispersione ci sono andato, ma un giorno che sono due volte prima della dispersione della pensione, me lo rileggo, perché forse non sono stato giusto nei suoi confronti. Semplicemente uno che mi parla male del 68, io dico no, scusa no, no, però forse sbaglio, quindi sicuramente sbaglio, c'è una reazione ideologica. Sull'ebraismo, a parte il fatto che questa storia di io non sono uno scrittore ebreo, sono uno scrittore americano, Ralph Ellison, grande scrittore afroamericano, io non sono uno scrittore negro, io sono uno scrittore americano, no? È intanto una sacrosanta difesa contro quelli che ti vogliono mettere in una scatoletta e chiuderti lì. No? Però c'è di più. Questo Ralph Ellison lo dice benissimo a proposito dell'esperienza afroamericana, quando dice, lui scrive dei romanzi che più afroamericani non potrebbero essere, ma
dice l'esperienza afroamericana, se la leggi, è la quintessenza dell'esperienza americana. Puoi essere d'accordo o no, ma questo è quello che lui dice. Nel caso degli scrittori ebrei, intanto chi meglio di scrittori ebrei può dar voce a quel senso dell'assurdo che attraversa tutti nell'età atomica, no? Perché una delle corde della Shoah è proprio l'assurdo. Se voi ci fate caso, cioè, perché gli Stati Uniti sono così rigidamente schierati a sostegno di qualunque cosa faccia Israele? Ma perché nelle corde più profonde, qui sto citando Jason, leggono l'esperienza di Israele come la ripetizione dell'esperienza fondativa degli Stati Uniti. Cioè, fateci caso, un esodo in una terra deserta, o che tu dichiari deserta, dove dei selvaggi ti assediano, no? E questa è la lettura che viene, la lettura che, tanto per cominciare, molte autorità israeliane danno della situazione attuale in Israele, no? Cioè, la cosa straordinaria è che la vicenda storica americana, le interpretazioni della fondazione dell'America vengono date fin dai primi pensatori, scrittori dell'età del 600-700, attraverso quella che loro chiamano la modalità tipologica. Cos'è la modalità tipologica? La modalità tipologica è quella da cui viene allora la tipografia, no? Il tipo è il percossettino di metallo a forma di R e poi quello che trovi stampato, prima di altre forme, era una riproduzione del tipo, cioè un tipo e un antitipo. Allora, tutta la riflessione puritana sull'origine dell'America è una riflessione tipologica in cui il tipo è la narrazione biblica e l'antitipo è la vicenda americana. Cioè, ci sono esercizi straordinari di ritrovare nelle figure del periodo coloniale americano dei rispecchiamenti con figure della Bibbia. Che ne so, John Winthrop, che fonda Salem, è il Neemia americano, perché chi è Neemia? È quello che ricostruisce Gerusalemme dopo l'esilio. E quindi c'è questa idea fondamentale per cui la storia sacra si riproduce nella storia profana, la storia del popolo ebraico si riproduce nella storia del popolo americano. La traversata del Mar Rosso, la traversata dell'Atlantico, l'arrivo nel deserto, eccetera, eccetera, la battaglia, la guerra contro le varie popolazioni native, la terra promessa, eccetera, eccetera, eccetera. Questa modalità tipologica, secondo me, si riproduce adesso nel pensare che la storia di Israele è l'antitipo della storia degli Stati Uniti, cioè la rifai quello. E quindi c'è un'identificazione profonda che non ha niente a che fare con i banchieri ebraici, col capitale ebraico, ma con il riconoscersi in una storia condivisa, no? Che è molto pericoloso, perché come tutte le fondazioni mitiche della politica poi diventa un disastro, no? Ma il mito di fondazione, riconoscono nel mito di fondazione di Israele non la Shoah ma il sionismo, no? Che è un mito di fondazione ben antecedente alla Shoah, un mito condiviso con il loro. Quindi lo scrittore ebreo americano è due volte americano, sta dentro questa storia di narrazione, perché forse tre volte: una perché voglio dire la Bibbia, due perché comunque l'America c'è stato, tre perché si sta preparando Israele, no? Cioè sono
profondamente interni a questa narrazione. In più, appunto, ripeto, più di ogni altro hanno, esprimono questo senso dell'assurdo, del paradosso, dell'ironia, cioè che senso ha il mondo dopo Auschwitz o il mondo dopo Hiroshima, o il mondo dopo Auschwitz e Hiroshima, dove tra l'altro se sei ebreo americano ce l'hai tutte e due addosso. Mm-hmm. E quindi è come da lì americani col turbo, insomma, no? più americani degli altri. Terzo elemento invece è quando c'è una famosa frase di William Carlos Williams, poeta degli anni 20 soprattutto, che dice: la lingua americana l'abbiamo imparata sulle labbra di madri polacche. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che l'inglese di oggi, l'inglese americano, è l'inglese fatto dagli immigrati, cosa che probabilmente piano piano andrà pure all'italiano, no? E quindi che la ricchezza linguistica del paese, no? È una ricchezza che ti deriva da un'altra esperienza di trapianto e da una discendenza diretta, perché gran parte dei migranti, quando dice madri polacche, mica madri polacche generiche, sono madri polacche ebree, no? Insomma, non è il caso di dimenticare che la più grande città ebraica del mondo è New York. Ci sono più ebrei a New York che a Tel Aviv o a Gerusalemme, no? Quindi, ed è New York il luogo da cui vengono poi appunto tutti questi scrittori o cui. Però ecco un'altra differenza di Stoner. Stoner non ha nessun rapporto con New York, no? William stesso, no? Mettendosi dentro in Missouri, no? Che è uno dei luoghi meno mitici e meno poetici di tutto l'immaginario americano, a parte che è lo stato di raccontare il film, ma non c'è da raccontare il film, se ne va, no? È lo stato di Mark Twain, ma se ne va, cioè, tra l'altro questo è un Missouri che non passa il Mississippi, no? Quindi proprio un entroterra puro, come che non so che ambientarlo nella, noi abbiamo fior di romanzo ambientale nella bassa padana, per dire, no? Ecco. Quindi qui invece tu sei con questa lingua che è l'innovazione della lingua americana. Linguista critico Mencken degli anni 20 e 30 ce l'aveva a morte contro tutte queste ibridazioni, corruzioni portate dai migranti, eccetera. E invece questi che stanno dentro, insomma, l'inglese non ebraico incorpora termini yiddish, chutzpa e cose di questo genere, no? Questa secondo me è una terza ragione per cui gli scrittori ebrei americani esprimono l'America più vivamente di tutti gli altri in questi anni del primo dopoguerra. Aggiungiamoci un'altra cosa, che a causa delle discriminazioni, dei pregiudizi, eccetera, 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 e anche a causa di una antica e grande tradizione di studio, la percentuale di ebrei che sono confluiti nell'ambito dell'intellettualità è relativamente più alta, e quindi è anche abbastanza logico che tu trovi poi scrittori, eccetera. Tra l'altro, forse il più grande romanzo degli anni 30 è precisamente un romanzo su una madre polacca che chiama Lo Sonno di Henry Roth, no? E non è solo. Quindi, diciamo, dire paradossalmente, cioè dire ebrei negli Stati Uniti non è la stessa cosa che dire neri, cioè dire una minoranza, e nemmeno di dire italoamericani, è dire qualcosa che entra proprio radicalmente nell'identità e nelle vene del paese. Per cui ancora più di Edison, che dice: io scrivo romanzi
universali, parlando di afroamericani, perché la nostra esperienza è un'esperienza universale ed è il midollo stesso dell'esperienza americana, questo vale per Malamud, per Roth, per Bellow, per Salinger e così via. In maniera che ha relativamente poco a che vedere con, perché poi ci va di caso, non è che ci sia particolare discorso sull'ebraismo in questi testi. L'ebraismo è il tipo di soggettività che parla, dopodiché sono quasi tutti testi fortemente laici, Mailer, no? Sono tutti testi molto laici. Laici però, appunto, laici con questo tipo di tradizione, credo. Grazie, a me sembra, insomma, che di questa letteratura americana, cioè da quando era ragazzino, poi ci veniva sempre sopra, no? Interessantissimo questo discorso che tu hai fatto, due domande, una su questa cosa qui, perché poi mi chiedo questa letteratura, così appunto abbiamo visto quanto è diversa rispetto a Ferguson e la letteratura afroamericana, e questa è proprio veramente radicata, quanto come questa letteratura si rapporta alle altre letterature e come le altre letterature si rapportano a queste. Cioè mi sembra che ci sia una situazione proprio grossa, mi sa che comunque anche chi altro, che è diversa, deve poi rapportarsi a questa letteratura che tu hai descritto in questa maniera, vogliamo dire di matrice vera, sono attenta anche con le parole, perché questa è la prima cosa e mi sembra decisamente importante. La seconda cosa è che io faccio una domanda provocatoria. Questa volta. Mi sembra che tornandoci sulla per l'ennesima volta sulla letteratura americana, questa degli ultimi tempi sia un po' una letteratura un po' malata, cioè sento questa cosa. E mi chiedevo, siccome oggi ho letto di corsa un titolo, no? Sul giornale, l'ho approfondito, dove si parla dei soldati che dopo la seconda guerra mondiale, 2000, sono stati lobotomizzati per i problemi che hanno avuto nella guerra, con la guerra, insomma, voglio dire, lì proprio tu non sia tanto più sottile, tu non sei, come dico io, poi l'abbiamo visto, la figlia di Kennedy, no? Questo problema di questa, cioè una cultura che riesce ad arrivare a questo punto, questi erano soldati che avevano queste crisi dopo la guerra, tu lobotomizzati, non fai bene. Cioè mi chiedo poi anche queste cose che diceva che c'entra con la letteratura, siamo circa addirittura la letteratura, però poi quante cose poi in realtà non. Quindi due domande, uno, questa letteratura come le altre letterature poi, no? Perché poi ci sono limitazioni, è la terra della libertà, no? Questa è quella che abbiamo visto, è vero, che accoglie tutti quanti, come le altre letterature devono proprio arrampicarsi e scavalcare per conquistare un certo tipo di non dico di sopportazione, se questo qui può trovare le parole. E la seconda, se poi questa cosa, in qualche modo questa durezza di questa cultura americana poi non ti fa i sensi di colpa, insomma. Guarda, intanto c'è un dato molto, molto nitido, che è il colore della pelle, cioè legato all'identità di classe. Io mi ero occupato per un certo periodo di scrittori portoricani e una cosa che e scrittori messico-americani, e una cosa che veniva fuori molto nitida era che se avevi la pelle chiara e pochi soldi eri bianco, se avevi la pelle un po' più scura e pochi soldi eri cicano o portoricano. Quindi nella migrazione ebraica c'è di tutto. Cioè, curiosamente mi sono dimenticato di menzionare la persona, la scrittrice di cui avevo proposto che avrebbe di parlare stasera, cioè Grace Bailey. Grace Bailey è un'altra scrittrice ebrea americana, laica, profondamente identificata, consapevole del suo essere ebreo, operaia e proletaria. Lei cresce nel Bronx socialista, no? Lei viene, perché noi poi diciamo immigrazione, ma ci sono diverse ondate migratorie. È l'ondata migratoria di cui stiamo parlando, il dopoguerra, eccetera, che poi comincia con gli anni 30, con gli esuli, con Brecht, Wilde che vanno negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. È una migrazione in larga misura intellettuale e politica. La grande migrazione ebraica
è un'emigrazione proletaria che viene dal massacro, dai pogrom e dalla sconfitta della prima rivoluzione russa nel 1905. Arrivano contemporaneamente migranti ebrei e migranti italiani che danno forma alla città di New York fino alla guerra arabo-palestinese, la guerra dei sei giorni, questa tradizione ebraica è la sinistra negli Stati Uniti, cioè questi sono i socialisti. Partito Comunista con forte presenza ebraica e così via. E lo stesso Roth, che scrive un romanzo apparentemente non politico, ma è dentro un clima di anni 30 di impegno politico degli scrittori a sinistra. Quindi intanto c'è professor Filo, non mi ricordo perché lo stavo dicendo, ma comunque questa è una distinzione importante. Ma penso come Grace Bailey legge la responsabilità dell'artista, no? Come una responsabilità, è bellissimo per la poesia perché dice a un certo punto è responsabilità della poeta essere donna, è responsabilità del poeta essere donna, no? In termini di genere, in termini di classe, cioè. Che sono quasi assenti in questa generazione. Poi tra l'altro lei comincia a scrivere nel 59, no? Lei è un'altra che sta fuori tempo, no? Sta fuori tempo perché viene troppo presto per poter essere inscatolata da Fernanda Pivano nella scatoletta del minimalismo, anche se fa delle cose cesellatissime. E anche una delle ragioni per cui poi non ci può essere in scatolata è che il minimalismo è fortemente apolitico, questa vive tutta la vita con un impegno pacifista, antimilitarista e così. Quindi voglio dire, anche qui io ho un po' generalizzato parlando di letteratura ebraica, perché se ci metti dentro una come Grace Bailey, c'è tutto un altro paradigma che ti viene secondo me da un'altra esperienza migratoria. Lei è figlia di socialisti scappati dall'Ucraina nel 1905, come gran parte del proletariato ebraico, perché poi sono gli ebrei e gli italiani che vanno a costituire a New York i sindacati, sindacato dei lavoratori tessili, dei lavoratori dell'abbigliamento, sono ebrei e italiani, ed è un sindacato relativamente di sinistra, no? Non è così con quei metalmeccanici, perché non vanno a lavorare in fabbrica, ma sono le avanguardie del movimento sindacale. Tutto questo naturalmente uno poi si legge bello e non sembrerebbe far parte dell'esperienza ebraica americana, perché anche lì l'elemento classe, oltre all'elemento genere, perché accidenti, a me non mi riesce a venire in mente, oltre a Gresperi, neanche un'autrice ebraica americana che sia una donna, no? Sontag, ma dopo in tutt'altra maniera, cioè, sì. Quando noi parliamo di letteratura ebraica americana, parliamo di questi 5-6 straordinari grandissimi autori maschi di quegli anni lì, con quel tipo di estrazione alle spalle, no? Poi diversi pure fra loro, perché Malamud, un romanzo sui pogrom in Ucraina, scrive l'uomo di Kiev, no? Questa memoria storica di Malamud c'è, cioè, in figure come appunto Bello, Roth, l'influenza principale sembra essere T.S. Eliot, no? T.S. Eliot con questo senso appunto della storia come degrado, della storia come caduta, e quindi dell'assurdo e della intelligenza e spiritualità dell'individuo come unica possibile resistenza. Cioè tu resisti all'assurdo della storia come degrado perché hai il senso dell'assurdo, no? E quindi l'ironia e quindi questo tipo di dimensione. Diciamo che
in Grace Bailey l'assulta alla guerra del Vietnam. Cioè è una assurdità. Tra l'altro c'è una cosa bellissima. Vabbè, voi leggete cose americane, però se per caso vi capitasse di aver voglia di leggere un altro ignorato capolavoro della letteratura italiana, In contumacia di Giacomo Alimentani, appena ristampato, no, in realtà questa è una trilogia, sono tre romanzi di taglio autobiografico, ma in contumacia un capolavoro assoluto. A un certo punto... È proprio più in contumacia. Però adesso si chiama Trilogia e l'ha fatto un editore di Roma che non mi ricordo, Trilogia Giacomo Alimentani. A un certo punto Giacomo Alimentani dice, dagli anni 60, primo il contumacia degli anni 60, poi gli altri sono fino agli anni 70, ma Giacomo per fortuna è viva e veramente lontano, continua a scrivere e fa delle cose straordinarie. A un certo punto c'è una scena in cui lei dice, ci sono due tipi di genitori, i genitori specifici, che sono dei meravigliosi genitori per i loro figli, e i genitori generici, che sono dei meravigliosi genitori per tutti i figli. E c'è una scena in un racconto di Grace Bailey, in cui metà dei racconti di Grace Bailey si svolgono ai giardinetti fra le donne che stanno sedute ai giardinetti e guardano i bambini, no? E ne tira fuori e dice, quando cadeva c'erano le mamme borghesi e le mamme proletarie, quando cadeva il loro bambino le mamme borghesi accorrevano, quando cadeva un bambino accorrevano tutte le mamme proletarie, no? E questa sensazione, sarà un caso, non è bene tutte e due, come dice, mi viene da pensare che abbia a che fare con l'esperienza di essere tutti aggrediti dal medesimo nemico, no? Cioè di aver rischiato di fare tutti la stessa fine, no? E quindi di essere molto più dentro un destino comune, un possibile destino comune, di quanto non siano appunto gli altri che non hanno avuto quell'esperienza lì, e per di più appunto poi rinforzato dalla dimensione di solidarietà dell'identità di classe. Quindi questo, per esempio, voglio dire, nulla potrebbe essere più lontano da Saul Bellow, che primo non è mai genitore tra i suoi personaggi, secondo anche se quando lo è i rapporti sono disastrosi, no? E lo stesso naturalmente vale per Roth, eccetera. È straordinario come invece in Grace Bailey il rapporto genitori-figli sia un rapporto drammatico, ma un rapporto di una inestricabilità assoluta, no? Assoluta. Quindi insomma anche qui non è che uno può tanto generalizzare, però c'è anche una differenza. C'è una differenza di genere, una differenza di classe, e secondo me una differenza di che tipo di emigrazione hai alle spalle. L'altra cosa che avevi detto era una cosa no, discorso, no, appunto questa della cultura americana mi sembra un po' una grande malata, questo dei Tim Pitch. Ah, questa cosa di una letteratura malata, guarda. Perché tu dici questo trauma dei soldati, no? Perché loro si sono letteralmente inventati questa cosa del post-traumatic stress disorder. Ma io ricordo di essere stato, non c'entra niente, ma forse c'entra, di essere stato una volta a un convegno a Tel Aviv sul trauma e memoria, e c'erano dei bellissimi interventi sul trauma dei soldati israeliani che avevano combattuto, erano stati feriti, erano stati presi prigionieri, eccetera. All'ultimo convegno, prima di scappare dall'aeroporto, io alzai la mano e dissi, a me viene in mente un racconto di Carla Capponi, la quale dice che il trauma peggiore che ti possa venire, tra l'altro mi è stato ripetuto quasi nei stessi termini da una donna libica che ha fatto la rivoluzione libica, però oggi pomeriggio, è il trauma di uccidere. Certo. Dico, vi è capitato qualcosa del genere a voi? Gelo? Gelo? Ma sicuro che gli è capitato, perché nel cinema e nella letteratura questo c'è, no? Ora, la, diciamo, la
categoria del post-traumatic stress disorder nasce dal pericolo di vita proprio, mentre invece gran parte del trauma è l'aver ucciso, perché appunto diceva Carla Capponi, quando uccidi, uccidi sempre un pezzo di te. E allora questa cosa la dicono meglio di tutti gli scrittori indiani, Native Americans, cioè i due più grandi romanzi indiani della fine degli anni 60 e degli anni 70, che sono Casa fatta d'alba di N. Navarro Scott Momaday, bello, e soprattutto uno dei libri che per me fondativi, che è Cerimonia di Leslie Marmon Silcom, ovviamente come gran parte dei capolavori della letteratura americana non reperibili fuori stampa, cominciano con questo trauma di c'è questa cosa meravigliosa in Ceremony. Ceremony comincia con, da una parte, cioè lui è il protagonista, è emarginato dalla tribù, chiamiamola, per due ragioni. Una, perché è meticcio, quindi non è una pura razza, quelli indiani sono capaci di interpretare. Due, perché lui si sente carico di sensi di colpa spaventosi perché ha maledetto la pioggia. E infatti non piove, è un disastro. Cioè, e naturalmente, siccome siamo nel New Mexico, dove l'intera cultura dei Laguna, degli Acoma, degli Opi, dei Pueblo ruota attorno alla pioggia, no? Perché lui ha maledetto la pioggia? Lui ha maledetto la pioggia perché ha fatto la guerra nella giungla delle Filippine, no? Da una parte c'è un episodio che in America ricordano moltissimo, che è questa cosiddetta marcia della morte nella penisola di Bataan, quando i giapponesi hanno fatto marciare so quante migliaia di prigionieri attraverso la giungla, trattandoli in maniera disumana, moltissimi sono morti, insomma un grosso trauma. E lui partecipa a quella cercando disperatamente di portare in salvo suo cugino, che è molto di più di un cugino nella cultura pueblo, che invece gli muore fra le mani. E punto primo, punto secondo, aveva però prima assistito alla esecuzione a freddo da parte dei suoi convenitori americani di un gruppo di prigionieri giapponesi, e gli era sembrato di riconoscere in questi asiatici gli antenati della sua nazione. Quindi lui arriva con questo doppio trauma, in cui alla fine cercano di curarlo, che è bellissimo perché è un romanzo in cui appunto cercano di curarlo da questo trauma. E il primo medicine man che prova a curarlo dice: qui il problema è che le vecchie cerimonie non funzionano più. Perché le vecchie cerimonie non funzionano più? Perché nelle vecchie guerre che erano trauma, che producevano trauma e che noi curavamo con le cerimonie, tu toccavi il nemico. Tant'è vero che c'è addirittura questa cosa di counting coups, cioè se tu gli hai dato una botta in testa pare come se avessi ammazzato come atto eroico, eccetera. Toccavi il nemico. Nelle guerre dell'uomo bianco tu ammazzi a distanza. E quindi è un trauma insanabile questo di aver dato la morte a distanza. E poi lui ne uscirà attraverso altre strade. Quindi questo è uno dei testi che ti dicono: guardate, il trauma è l'aver ucciso, no? Il trauma non è semplicemente il fatto che hai rischiato che ti ammazzassero, ma il trauma è che hai fatto un gesto che va
di nuovo i ribelli contro la natura umana, no? E questa dimensione qui è, io non so quanto ci sia per esempio nel nudo e morto di Mailer, ho l'impressione che ben poco, no? Però l'altro anche qui parlo a schiovere, ma Mailer è uno degli autori più violentemente maschilisti della storia della letteratura mondiale, Cerimonio ovviamente è scritto da una donna, no? Però anche Casa fatta d'alba di Mamadei tiene questo aspetto del trauma di avere partecipato a un'uccisione. Nel mainstream della letteratura americana io questa cosa la vedo molto, molto, molto di meno, molto poco, no? Cioè, di qui all'eternità, che è un romanzo anche abbastanza leggibile prima di essere un film molto, molto lamentoso, però con Montgomery Clift, che so. No? Nudo e morto, eccetera. E quindi questo elemento qui è quello che in parte riesce fuori, e lì andrebbe guardato più a fondo di quanto io non la conosca, è tutto il canone della letteratura sulla guerra del Vietnam, dove il romanzo più importante è questo il titolo è Going After Cacciato, in cui c'è questa cosa meravigliosa di un plotone americano che in Vietnam decide che basta, non devo più, si inoltrano dentro dei cunicoli e sbucano fuori a Parigi. Cioè, è proprio un'uscita, una fuga, ma che va. Sto pensando a quanto è pesante nei romanzi sul Vietnam la dimensione giungla, la dimensione ambientale. Michael Herr, Dispacci, l'altro, manca il nome di nuovo, The Weight They Carried, questi sono tradotti in italiano, sì. No? Però non mi ricordo come è il titolo italiano di... Ecco, lì bisognerebbe un pochino capire, perché Full Metal Jacket per esempio contiene questo elemento. Anche poi Apocalypse Now. Cioè il cinema ci ha fatto i conti forse più della letteratura, no? Forse sì. Più della letteratura. L'altra cosa che mi viene in mente a me è che c'è stato un momento, almeno io penso al nostro punto di vista, c'è stato un momento in cui le cose ci arrivavano dall'America, ci arrivava Hemingway, e con un altro, dove il trauma è ambivalente, ci arrivava Hemingway. Appunto ci arrivava Steinbeck, ci arrivavano tutte queste cose, poi ci arrivava il jazz, poi ci arrivava il cinema, poi ci arrivavano i gialli, ci arrivava la fantascienza, ci arrivava il rock and roll. Questa cosa è un po' finita, cioè dall'America arrivano ancora belle cose, Don DeLillo, Toni Morrison, Bruce Springsteen, i primi che mi vengono in mente, no? Ma insomma, da dove viene il rock and roll? Dall'Islanda, no? Che musica ascoltano? Ascolta mio figlio musicista rockettaro. Bjorn. I gialli da dove vengono? Dall'Islanda, dalla Svezia, dalla Norvegia. La musica viene dall'Africa, dalla Giamaica, cioè improvvisamente. Come? È un altro mondo. Ed è, il mio paradosso è questo, che l'America ha talmente vinto che non c'è più bisogno degli Stati Uniti per fare l'America. Cioè, no? Siamo stati colonizzati, ma ci siamo anche, ricordiamoci che la Grecia sconfitta ha conquistato il feroce conquistatore, no? Come diceva quello. Cioè,
da dove vengono i western? Da Sergio Leone, no? Per dire, no? Cioè, è curioso come Clint Eastwood sia un attore di reimportazione, perché l'abbiamo inventato qua. Cioè, ecco, questa dimensione qui è secondo me una secca perdita di egemonia, no? Di egemonia culturale. Che non, e io tra l'altro mi accorgo perché insomma, nei miei ultimi tempi di insegnante, io mi ricordo due momenti. Uno, molto tempo fa, in cui salendo in cattedra guardo l'aula e dico: questi sono nati 15 anni dopo lo scioglimento dei Beatles. Dove ti parlo? No? Più recentemente, noi cominciamo ad avere gente che dell'America, cioè questa cosa che appunto io dicevo, le cose ci arrivavano dall'America, eccetera, anche sul piano ideologico, politico, insomma, si dà che gli americani ci avevano liberato, no? E vabbè, questi, chi ha 20 anni adesso, dell'America ha come unica esperienza il fatto che sta in guerra. È dall'89 che gli Stati Uniti sono ininterrottamente in guerra. No? E quindi questa immagine degli Stati Uniti liberatori, ce l'hanno se si sono letti qualche libro di storia antico, ma in questo momento appunto c'è stata un po' una ripresa con Barack Obama, perché appunto giustamente, cioè, lì uno vede come questa generalità di un paese che, avendo un sistema politico chiaramente in crisi, che si inventa una competizione fra un nero e una donna, no? Noi ci avevamo tra Renzi e Cuperlo. No? E Civati. Vabbè, ma Civati non a caso non è stato invitato da Fazio. perché pure noi che scimmiottiamo l'America, l'idea che ci devono essere due concorrenti, possono essere tre. Non siamo attrezzati a pensare alla competizione a tre, no? E per cui che cosa dobbiamo? Questa è una delle mie visioni, ma tutti a dire. Il bipartitismo quando sì, grossi partiti ne vuol tre, più altri tre o quattro rispettabili. Questo è proprio scimmiottare l'America. Quando chiamiamo i presidenti dei consigli regionali, li chiamiamo governatori. Ma fare governatori? Ma questa è l'idea. Però appunto, lì c'è stato un po' di svolta e di ripresa di interesse nei confronti di questo paese. Però, fuori da questo, io mi sono accorto che, mentre quando parlavo di America, io tutto sommato facevo autobiografia, no? E quando mi parli di America adesso, poi c'è molto molto meno. Quindi, e credo che in parte ci sia una difficoltà da parte dell'immaginazione americana, c'è una difficoltà generale, quindi anche loro, di fare i conti con la globalizzazione. No? Cioè, a me sembra che che non ci siano testi che diano conto di questa dimensione globale della presenza militare, politica, finanziaria e economica americana. No? È molto. Poi io non è che mi tengo moltissimo al corrente, devo dire, ma quello che vedo è molto ripiegata su di sé, no? Molto ripiegata su di sé. E quindi non all'altezza delle sfide contemporanee. Quindi, no, mentre il cinema qualcosina la fa, E quando dici ripiegata su di sé, cioè intendi gli attuali, parliamo di Paul Auster, di che parli? No. Auster è un altro che non vorrebbe proprio. Ecco, anche noi l'abbiamo bocciato. Ci abbiamo provato. No, però volevo capire, ti riferivi a questa letteratura post-Wallace, a chi ti riferisci? Cioè, un pochino anche a Wallace è uno con cui io ho delle difficoltà. Sì, nel senso che tutti gli amici miei, specie
specie di americanisti più giovani, forse lo adorano. Io in Free Jazz non ho avuto il coraggio di aprirlo, prima o poi, quando vado in pensione. Io ho fatto una riflessione relativamente al libro Fiesta di Hemingway, che è un libro post seconda guerra mondiale. Quel libro è un libro che mi ha tanto, diciamo, emozionato all'inizio, ma poi mi ha dato un senso di delusione, nel senso che, e poi vado velocemente a parlare quello che facevo con lei, vado subito invece alla tesi, cioè la tesi mia è questa. Non è che gli americani in fondo, come poi secondo me risulta da questo libro Fiesta, del motivo della delusione per quanto io leggevo questo libro, non è che gli americani in fondo, nonostante hanno cercato tutto dopo la seconda guerra mondiale di aprirsi al mondo, di andare nel mondo, di integrarsi nel mondo, alla fine non ce l'hanno mai fatta, perché ad esempio in Fiesta, nonostante tutte le vicende di questi 5-6 americani che sono lì, che sembra che sia la cosa, eccetera, però alla fine non combinano niente, anzi fanno solo casini, ecco, per dirlo in termini spicci, e sembrano comunque vivere loro un'America dentro la Spagna, ma alla fine non diciamo, si integrano. Quindi la domanda mia è, non è che alla fine gli americani hanno questo risultato che diceva Sonia, perché dopo la seconda guerra mondiale, nonostante hanno cercato in qualche modo di integrarsi, sicuramente non ci sono. Chiesa è dopo la prima, eh? È così? Chiesa è dopo la prima. Dopo la prima. Vabbè, comunque prima, secondo, insomma, comunque sono due. No, però fare uguale, sempre mondiale era pure questo. Esatto, non è che poi alla fine loro, nonostante ci siano tanti stranieri comunque, in casa, come diceva lei, hanno il fagiolino degli ebrei, hanno etnie di tutti i tipi, alla fine però loro si sentono sempre comunque, quasi non so come dire, cerco di dire la espressione, più consola, un gradino più su degli altri, quindi quando anche il tempero di la persa dopo ci sarà la prima seconda, ci sarà pure qualche libro simile a Fiesta che non mi viene in mente, ma poi se vai a pensare che Fitzgerald più o meno c'ha scendesimi più pure dopo la prima, sì, è vero. Comunque insomma adesso non mi viene. E quindi la domanda è questa, non è che loro alla fine si sentono sempre loro, anche se cercano di integrarsi, cioè, ma mai, quindi vivono questo spettamento per cui hanno un piano di etnia attorno, ma non si riescono a integrare. Beh, guarda, tanto io non credo che possiamo mai parlare di gli americani, no? Proprio perché sono tanto differenti gli uni dagli altri, cambiano le generazioni, appunto. Tu mi parli della generazione di Gerald Hemingway dopo la prima guerra mondiale, è profondamente diversa dalla generazione Mailer Bello dopo la seconda. No? E lì, fra l'altro, lì programmaticamente questi romanzi ambientati fra gli espatriati sono romanzi che hanno per argomento gli Stati Uniti. No? Cioè non c'è il tentativo di fondersi con la Spagna o con la Francia. C'è il tentativo, c'è un'esperienza di essere in Francia, essere in Spagna in quanto americani e quindi nell'essere fuori per verificare che cosa significa questa identità americana. Quindi non c'è un progetto di integrazione, parlano di questo. Fra l'altro, voglio dire, la metafora principale di Fiesta è l'impossibilità di comunicare a livello, cioè ferite che ti impediscono proprio il rapporto. Quindi però sul piano più generale ci sono un paio di cose. Una che è ricicciata proprio in questi ultimi tempi, la famosa idea dell'eccezionalismo americano, che non significa a priori una superiorità, ma significa una irriducibile diversità dell'America, nel senso che le categorie che si usano per
interpretare le altre società non valgono per l'America perché è diversa. Poi si traduce quasi sempre in un senso del proprio diritto al dominio, perché la lettura più volgare che ne viene data, ma molto diffusa, è l'eccezionalismo americano, perché noi siamo l'unico paese democratico sul pianeta e quindi abbiamo il dovere e il diritto di esportare la democrazia. A me un esempio che a me vengono in mente due esempi, guarda, su questo. Perché poi tu devi tenere conto di una serie di elementi, tra cui un sistema dell'informazione che dice quasi nulla sul resto del mondo. No? Quindi è molto difficile per la maggior parte dei cittadini americani rendersi realmente conto dell'esistenza del resto del mondo. Allora, i due esempi che mi vengono in mente sono: l'ultima volta che c'è stata una grande manifestazione sindacale negli Stati Uniti, 1983. C'ho una fotografia che dall'83 devo fare un manifesto e non la riesco a fare. È un anziano signore, un po' isolato del corteo, con un cartello in mano con scritto: l'assistenza sanitaria è un diritto americano. E io dicevo, adesso sei l'unico paese occidentale che non ce l'ha, se permetti, un diritto lussemburghese, svizzero, turco, no? Siete gli unici che non ce l'hanno. Ma l'idea è che tu non rivendichi un diritto perché è diritto umano, o perché di tu, lo rivendichi perché lo rivendichi come un privilegio. Lo rivendichi come un privilegio, cioè noi americani abbiamo diritto all'assistenza sanitaria. In Svezia chi se ne frega, no? In Svezia sicuramente non ce la possono avere, no? Tra l'altro nominare la Svezia, io ricordo i primi anni 60, era mandargli il tilt, perché non riuscivano a rendersi conto che potesse essere un paese, no? E quindi questo è un esempio. L'altro esempio è ovviamente Bruce Springsteen, Born in the USA. Perché lui dice, non so se vi ricordate, lui dice: appena nato mi hanno sbattuto per terra, poi mi hanno spedito in Vietnam ad ammazzare i gialli. Notate che il trauma per lui è essere stato mandato a ammazzare. Sono tornato, vado a cercare lavoro in raffineria, e mi hanno detto: ma figurarsi, se potessi ti piglierei, non esiste. Sono 10 anni che brucio su questa strada, nato negli Stati Uniti. Anche tutti i miei studenti, tutti contenti e divertiti, gli faccio: scusate, ma se invece dicesse nato in Italia, voi che direste? Per forza che sei disoccupato, nato in Italia, no? Mentre nato negli Stati Uniti significa una cosa fondamentale: tu hai ricevuto una promessa e questa promessa non è stata mantenuta, tu sei tradito. E ancora un altro esempio, vado a braccio. Un po' ce ne andiamo, sì. C'è questo, il primo romanzo di Fabbrica è uno dei più grandi romanzi della scrittura femminile americana, che si chiama Life in the Iron Mills, che noi abbiamo tradotto, non lo potevamo tradurre Vita nelle ferriere, no? Quindi abbiamo tradotto Polvere di ferro, non so perché. Comunque c'è questa scena meravigliosa in cui c'è questo operaio abbruttito dalla fatica, dallo sfruttamento, che però con i resti delle lavorazioni fa delle opere d'arte meravigliose. E arrivano dei visitatori, tra cui un medico, 800, albori del positivismo, il medico rappresenta sempre il progresso, che gli dice: ma sei un artista, fai di te quello che vuoi, ne hai il diritto. E lui dice: ma aiuti? E lui dice: non c'ho soldi. E lui dice: ah, di soldi si tratta. E allora grande compiacimento dei miei studenti, che dicono: vedi, il capitalismo americano, chiacchiano, ma di soldi si tratta. Vero. Provate a trasferire questo dialogo nel 1861 in una fabbrica tessile di Biella. Hai il diritto di fare di te ciò che ti vuoi. Te tornerai in Italia. Ma fino al 1948 non aveva senso questa frase. E allora la grande differenza è la differenza fra una
è una baggianata, io la odio sta parte del sogno americano, ma fra, mentre molto più efficace Springsteen, che parla di promessa, c'è una promessa che ti è stata fatta e non è mantenuta, per cui però tu ce l'hai il diritto e quindi lo rivendichi in nome di questo diritto, laddove da noi nessuno ha fatto nessuna promessa per avere i diritti di tutto il sistema. No? Ecco. Per cui il libro di Foner, La storia della libertà americana, è proprio questo, cioè che cosa significa lottare per la libertà in un paese che dice di essere il paese della libertà. Come fai? Come la definisci? Che cosa vuol dire? Quindi questo è un elemento secondo me importante. E l'altro elemento a me sembra che sia proprio un paradosso solipsistico. Cioè io ho un'amica che era specializzata in lingua e letteratura dello Yemen. No, se leggi i giornali, se vai a un matrimonio in Yemen ti ammazzano con un drone, ma non è successo ieri, non l'ho visto molto nelle prime pagine dei giornali, sì, perché dice che nel corteo nuziale forse c'erano dei membri di Al-Qaeda, quindi li ammazzano tutti perché stavano più tranquilli, no? Per una serie di ragioni lei in Yemen non ci può più andare e dice c'è un problema. C'è una grossa comunità yemenita che lavora nelle acciaierie di Lackawanna dello Stato di New York, lo Yemen ce l'abbiamo in casa. Cioè, questa che Whitman definisce Nation of Nations, c'è un pluralismo interno che paradossalmente si rovescia nella inutilità di pensare a un pluralismo fuori dai propri confini. Che ne fai? Aneddoti, scusate, ma insomma, anche questo è un aneddoto utile. I primi di ottobre del 2001, cioè un mese dopo l'11 settembre, mi trovo a un convegno a St. Louis e gli studenti dell'Università di St. Louis approfittano della presenza di un po' di professori di vari parti del mondo per organizzare un dibattito sul fatto che sono appena cominciati i bombardamenti. E naturalmente, questi sono gli studenti contro la guerra, e naturalmente noi tutti siamo contrari, naturalmente non lo so, insomma comunque siamo tutti contrari. A un certo punto si alza un ragazzo in fondo alla stanza e dice no, io sono d'accordo, si doveva fare. Allora intanto cominciate a immaginarvi che succedeva se uno si alzava in fondo all'aula sesta di lettere e diceva io sono d'accordo, come minimo lo vinciavano. Lì invece lo fanno parlare, aspettano che parli e poi magari gli rispondono, eccetera. E questo intanto ti dice che cosa vuol dire un'educazione democratica. No? Comunque questo è formale, non è sostanziale. Ah, sarà formale, ma la democrazia è formale. La democrazia è forme. Cioè, tieni conto che uno linciato in aula sesta per aver detto una legge non era formale. Questo è scemivola questa cosa, no? E quindi sì, certo, sono abituati a delle una delle cose più importanti che imparano in America sono state le cosiddette regole dell'ordine del dibattito parlamentare, cioè come si conduce ordinatamente un dibattito, come si chiede la parola, come si fa, cioè come si aspettano i propri turni e così via. Una delle principali cose che ho imparato in America che in Italia non si riesce a fare, no? Basta che voi guardate i talk show televisivi, no? In America sono molto peggio dei nostri dal punto di vista dei contenuti, sono proprio fascisti quasi sempre, però dal punto di vista delle strutture sono... Allora, comunque, finito il dibattito, che cosa faccio? Io vado dalla regolella smarrita e cominciamo a parlare. O fra l'altro, non solo vanno a parlare, ma alla fine siamo andati tutti insieme a prenderci la birra, e nel locale fondato da Chuck Berry, tra l'altro. Insomma, voi manco sapete dove sta sto benedetto Afghanistan. Da voi lo studio della geografia a scuola è quasi assente. Quando io ho fatto un anno di scuola media superiore in California, nel 60, la geografia mondiale si studiava in tre settimane.
Da noi si studia molto più geografia. D'onore, non più. Non una settimana. Per una settimana, La stanno togliendo. Tanto c'è il GPS. Sì. E lui mi fa una frase memorabile. Questo è perché voi vivete in un'area geografica. Cioè gli Stati Uniti sono fuori dalla geografia nella testa di sto ragazzo. Voi vivete in un'area geografica. Che vuol dire? Vuol dire molto semplicemente che noi gli stranieri li vediamo, li incontriamo, cioè arrivano i turisti, ci hanno invaso, abbiamo fatto le guerre, siamo emigrati. Cioè lui non ha in mente tutto questo, ma quello che coglie è che noi viviamo in un mondo che è meno separato, mentre lui sta a St. Louis. Allora ci vogliono 4 ore d'aereo per andare a Messico. Se fa la direzione opposta va in Canada, che manco si rende conto che è diversa, anche se lo è, no? Quindi questa sensazione che gli Stati Uniti, i soldati che stavano in Vietnam dicevano, per dire torno in patria, dicevano torno back to the world, torno al mondo, cioè quello che è fuori ha un tasso di esistenza più basso, esiste di meno. No? Esiste un po' meno, no? E tanto è vero che i media ne parlano solo quando diventa un intralcio, no? Davvero che lei i giornali francesi o inglesi magari in fondo, ma qualche notizia sull'Africa c'è sempre, qualche notizia sull'Asia, sì, un po' perché appunto è il colonialismo. Negli Stati Uniti si nomina l'Africa solo se ci hanno ammazzato un americano, no? Questo, e da noi pure, no? Da noi che l'Etiopia ci riguardi, no? Quando mai, no? Ecco, però questo elemento per cui è difficile darsi conto della reale materialità del resto del mondo, questo esiste, no? Tra l'altro io poi continuando a rendersi se ne do scusa, che area geografica, siamo qui. Fai 3 isolati e sei in pieno quartiere messicano, vai, ne fai 3 di là e ci sono i coreani, eh? E lui fa quella mica geografia, quella scienze sociali, cioè questo il mondo fa vedere accadere, però voglio dire, non è uno studio questo ragazzo, no? Per quello che è solo uno dei tanti esempi che possiamo raccontare, quindi questa dimensione qui per cui ce l'abbiamo pure noi, in misura, se vogliamo, ridotta, non tanto verso la Francia o la Svizzera, ma sicuramente verso il Chad, dove sta esattamente il Chad sulla carta geografica. Però la differenza è che noi non siamo una potenza egemone, quindi il fatto che noi non abbiamo ben chiaro dove stia l'Uganda è molto meno preoccupante del fatto che non abbiano ben chiaro dove sta l'Iraq, quindi che poi vanno a bombardare. Questa è la mia però io aggiungo un'altra cosa, che da almeno 30 anni le cose sono più complicate. Le cose sono più complicate perché, intanto proprio perché il mondo si è costretto ad andare a bombardare, quindi improvvisamente il mondo esiste. Paradossalmente è diventato più complicato dopo la caduta dell'Unione Sovietica, no? Che ti garantiva quel tipo di equilibrio per cui tu ti sentivi superiore ma non dovevi fare niente. No? Ma è diventato più problematico perché è dalla metà degli anni 70, aggravandosi drammaticamente dopo il 2009, che il modello di un paese popolato al 90% da quello che loro chiamano classe media, che include l'operaio metallurgico fino al primario ospedaliero, tutta classe media, e improvvisamente questa classe media sta sparendo, no? Cioè c'è una polarizzazione pure qui, c'è una però qui di nuovo, se andate in Italia ti stupisci che ci sono i ricchi e i poveri. Ma in America abbiamo sempre detto che non c'era, e poi improvvisamente l'1% e il 99%. E il sogno americano che fine fa? E la mobilità sociale, che in Italia
anche l'operaio con il figlio d'ottobre che cantava Miguel Angeli è durata poco, ma lì c'è stata sempre, e improvvisamente, cioè, limitata, ma c'è sempre stata, no? E improvvisamente ti viene meno, no? Ecco, tutto questo mette un po' in discussione questa dimensione qui nei confronti del resto del mondo, però si non si internazionalizza, si rovescia su una riflessione su che paese è diventato l'America, cioè non si internazionalizza. Vi racconto un altro aneddoto, poi magari se abbiamo un altro intervento e poi ce ne andiamo. L'aneddoto è il seguente: vado a un convegno a Youngstown, che noi springsteeniani, Youngstown, Ohio. Un convegno, infatti, sulla cultura operaia a Youngstown. E c'è, e tutti parlano del problema della perdita dei posti di lavoro per le delocalizzazioni. Chiudono in Ohio e aprono in Guatemala. E io cerchiamo disperatamente di dire, beh, sono contento che mi guardano a te. No? E per questo non gli veniva in mente. Non gli veniva in mente. Una delle ragioni che non gli veniva in mente è che... Neanche a noi ci verrebbe in mente. Ma una delle ragioni per cui non viene in mente è che non aprono in Guatemala con le stesse condizioni con cui hanno chiuso in Ohio, no? Aprono in Guatemala senza, però voglio dire quali cose succedono. Però la cosa veramente straordinaria è l'unica volta in vita mia che ho scritto una cosa che somiglia alla poesia. C'era una mostra molto bella di arte e letteratura operaia, e c'era a un certo punto una poesia di un operaio che parlava della disoccupazione, della perdita del posto di lavoro, eccetera, e finiva dicendo: ma che ne capite voi altri operai, voi altri intellettuali con le vostre macchine straniere? Avevo scritto una poesia in quattro versi che diceva: 161 operai della Fiat di Torino si sono suicidati per avere perso il posto di lavoro. Gli sta bene, così imparano a produrre macchine straniere. Cioè, questa dimensione qui, che da noi cresce, no? Di non pensarsi più tu operaio romagnolo, fratello dell'operaio rumeno, ma in competizione con l'operaio rumeno, ecco, negli Stati Uniti ha una radice più antica, precisamente perché l'operaio rumeno fino a poco tempo fa non sapevamo che esistesse, non com'è che pretendono di fabbricare. Da qui poi tutta la grossa questione di che cosa succede nelle fabbriche del Bangladesh, come sono i diritti umani in Cina, eccetera, eccetera. Però essenzialmente mai in termini di solidarietà, in termini di rispettate le regole in Cina, perché così non ci fa concorrenza a noi che dobbiamo rispettare qui. No? Questo è un po', e questo in qualche modo succede quella roba. Un intervento, ne vedo due. Allora, no, una presso l'altro di corsa. Sì, anche perché dobbiamo lasciare la prima. Anche perché io prima l'ho lasciato, perché io sono contento. Perché io chiacchiero. Molto veloce. Mi volevo un po' anche al discorso di Sonia, perché tutto quello che lei ha detto fino ad ora ha un filo profondo. Allora io. Prima, quando lei ha cioè io ho letto poco di letteratura americana, però ho amato molto Salinger e poi altri, e poi ho letto Stoner. Ma quando lei parlava di Stoner, no, a un certo punto ha detto che questo personaggio, questo intellettuale poi, aveva questo atteggiamento di sopportazione, lei ha detto di stoicità, no? E a un certo punto io stavo pensando, ma non è che sotto, infatti lui poi perde la figlia, questo romanzo a me mi ha fatto urlare di rabbia a un certo punto, proprio se l'avessi avuto vicino l'avrei scosso profondamente, avrei detto ma insomma, ma che fai, qualche volta fai un rifiuto, qualche volta bisogna, beh, insomma, no, cioè, senti la tua carriera, tutto un rifiuto. Gli affetti, sì. Beh, comunque lei alla fine, insomma, non, sì, il punto principale non lo fa, insomma, no? Perché perde la figlia si perde completamente. Io vorrei dire che sotto, se sotto questa
immagine, no, di professore che ha pazienza oppure che fa rifiutarmi a un certo punto. Non si nasconde una certa, diciamo, classe di intellettuale, una certa immagine intellettuale che poi non ha trovato la strada per cercare una vera identità. E quindi l'America si è ammalata per questa mancanza, per questa ricerca, questa mancanza di una ricerca profonda sull'essere umano. E infatti. Io a proposito di mancanza di ricerca sull'essere umano, prima parlando di Apocalisse mi ha fatto venire in mente che i libri di Cormac McCarthy, che è una letteratura recente, grande no, missione da non perché avevo letto. E secondo me c'è un'immagine della donna che è evanescente, o comunque la donna viene sempre abbandonata o tralasciata dai personaggi maschili. E riallacciandomi a quello che abbiamo detto prima, sul perché gli Stati Uniti comunque non riescono a uscire dal loro eccezionalismo, non potrebbe essere che hanno perso un rapporto con la donna lungo la strada? Guarda, di nuovo, evitiamo le generalizzazioni assolute, gli americani, gli Stati Uniti in genere, perché qualunque cosa lo dica c'è sempre subito un'altra, voglio dire, McCarthy secondo me, non ci ho mai tantissimo pensato, ma c'è chiaramente un senso, almeno a me così sembra, di inadeguatezza del maschio, cioè quasi c'è un filone della letteratura americana che trionfa in Beloved di Toni Morrison, che è sull'inadeguatezza del maschio, no? Non solo rispetto ai requisiti della virilità a priori, ma proprio sulla difficoltà maschile di entrare veramente nei rapporti, di assumersi veramente le responsabilità, perché da sempre il maschio è quello che fugge, quello che si va sulla frontiera a caccia di bisonti. Però voglio dire, noi diciamo gli americani forse sì, ma le americane di figure femminili gigantesche ne hanno prodotte quante ne vogliamo, voglio dire da Baby Sucks di Beloved, insomma, una figura strepitosa, e quindi voglio dire, intanto, e poi persino qualche americano maschio, perché uno si legge quello che tutto sommato alla fine, dopo tutto questo tempo, ho deciso che il mio romanzo americano preferito, che non c'ho proprio niente in comune ideologicamente, che è La lettera scarlatta, è per la miseria. Dell'uomo già inizia da lì l'inadeguatezza, cioè, no? Vedi proprio la debolezza, l'inadeguatezza, la fragilità del maschio, Dempsey che non regge e lei regge, insomma, no? Quindi questo, io penso proprio che ci sia una grossa riflessione sull'identità di genere, no? E non è un caso poi che gran parte adesso il meglio del pensiero femminista nel mondo oggi è essenzialmente italiano, ma abbiamo cominciato 10 anni dopo che il movimento delle donne è ripartito negli Stati Uniti, quindi non è casuale, insomma, proprio perché c'è abbiamo detto Sontag, abbiamo detto Mary McCarthy, che io non ho nessuna delle due, però insomma tanto di cappello, no? E appunto Leslie Vernon Silver, tutte grandi scrittrici afroamericane, quindi quelle sono figure di donne enormi, proprio enormi. Io non lo so poi se da qualche parte esiste una letteratura dove ci sia una vera ricerca sulla natura dell'uomo. Forse in Germania, forse nella grande epoca tra le guerre, forse Kafka, no? Cioè letterature più vicine al pensiero filosofico astratto, no? Però voglio dire, un altro autore che io non amo e ci ho dedicato tutta la vita, però tanto di appello, Henry James, altro grande scrittore maschio che si inventa dei personaggi femminili indimenticabili.
dimenticabili, no? E in Henry James non c'è forse una riflessione, non c'è sicuramente una riflessione su qual è la natura dell'essere umano, ma sicuramente sui movimenti più minuziosi della soggettività, appunto diventa noioso per questo, no? C'è molta attenzione, molta riflessione su questo. E poi io penso anche che a suo modo, appunto, la letteratura afroamericana abbia posto il problema di ma come lo definiamo? Cioè proprio il problema, ma questo è un uomo, io capito nel capitolo su prima di Frederick Douglass, sì. Cioè tu ti trovi in un paese dove una componente della popolazione è stata deciso che non erano esseri umani. Mm-hmm. Altro che se è stata una riflessione su che cos'è un essere umano, in termini forse meno raffinati, meno astratti, meno universali, ma molto tangibili, insomma, no? E non a caso poi il grande romanzo, no, tutta gente con cui ho litigato, Ralph Ellison, Invisible Man, cioè, che non è l'uomo invisibile come in Wells, ma è l'essere umano invisibile, l'invisibilità dell'uomo, no? Noi ci dobbiamo mettere forza all'articolo, ma quando lui si pone all'inizio la questione io sono invisibile perché non mi vedono, cioè io sono invisibile perché c'è qualcosa che non funziona nelle pupille di quelli che mi guardano, no? Questo secondo me qualcosa ci aiuta, insomma. Posso? Velocissimamente. Leggendo questo libro, L'uomo bianco di De Lillo, che altro è bello. Sì, io non sono molto di questo avviso, cioè adesso mi rilascio perché lei ha parlato di questo autore, le pupille e tutto quanto. Leggendolo a un certo punto, rileggendolo per questa occasione, mi è venuto in mente Cecità di Saramago. Qui è tutto. Cioè qui c'è un'intuizione buttata via, che poi tra l'altro ieri molto frettolosamente mi sono messa a guardare su internet e trovavo dei commenti che mi rispecchiassero, non l'ho trovato. C'è un bambino che piange per 7 ore, lì si poteva aprire un altro libro, invece si capisce solamente dopo perché questo bambino piange per 7 ore, circondato da un'angoscia della morte allucinante. Ma mentre in Saramago la malattia, diciamo così, tra virgolette, è tutta interna e esce fuori la bellezza di un personaggio femminile straordinario, qui è tutto esterno, è un organicismo spaventoso, si parla solo di radiazioni, nube tossica, per carità, cose reali, nube tossica non si augura a nessuno, ma è tutto solo quello, è tutto sempre lì. Il supermercato diventa l'emblema della vita. Però, e poi un'ultima cosa. Il ragazzetto sciroccato, come si chiama? Secondo me è quello che è quello che è, questo è dell'84, mi pare. È quello che è quello che l'America è diventata, è quello che sarebbe Holden dopo 30 anni, cioè Holden sarebbe forse così, e questo l'ho trovato, cioè io sono stufa di questa letteratura malata che mi ha regalato, cioè Saramago ti parla di una malattia devastante, però te la pone in un modo in cui tu ci puoi raccontare. Qui c'è uno sfacelo, non c'è niente, dove ci andiamo ad azzardare qui? Il bambino prova a scappare e passa la sua strada. Devo dire, la mia unica obiezione alla civiltà di Saramago è che non si capisce perché a lei non gli viene la civiltà. Però qui c'è una grande differenza fra il simbolismo, la specificità del simbolismo americano, che viene dalla tradizione puritana. Questa nube radioattiva è una metafora, mica una nube radioattiva. Certo, è una metafora. E questo significa, perché il simbolismo americano non
se vuoi l'americano, sì, non inventa i simboli, ma li trova. E quindi trova la dimensione simbolica nella materialità del quotidiano. Sì, sì, mi scusi, non sono stata chiara, questo sono d'accordissimo con lei. Però se tutto questo ti porta ad avere solo questa angoscia incurabile della morte, perché così non c'è possibilità di affrontarla, non ci sono rituali. Mi viene in mente questo bellissimo cosa che ci ha raccontato, magari trovarlo quel libro, no? La cerimonia che ti riporta in vita, ti riporta a essere umano. Qui dove si attacca l'americano? Questo è il punto. Gli Stati Uniti sono un paese che nella sua cultura di massa nega l'esistenza della morte. E lui si chiama Roma e dice dove ti attacchi? No? Questa dimensione, la ragione per cui a me piace, è che è precisamente la minuziosa descrizione della banalità del quotidiano, no? In cui irrompe il male, irrompe il rischio, irrompe il pericolo. E c'è questa frase che io ogni volta che vado al supermercato ci penso. Quello che dice... merita ancora di vivere perché ci sono un sacco di belle buste di supermercato che devo riempire. Cioè quando questo vitalismo di una cultura che dice no, devo fare ancora tante cose, eccetera, ma se tu per vivere fai l'imbustatore di groceries al supermercato, per che senso c'ha? No? Quindi sono assolutamente d'accordo che è un libro terribile, ma non è la letteratura più che parla, è un libro che con un residuo di sanità ti dice, questa è molto bella riflessione, che Holden rischia di diventare questo, no? Holden rischia di diventare questo. D'altra parte, quanti dei nostri eroi della generazione 50 anni fa, no? In questo senso, cioè, però devo dire che insomma, cecità è cecità. Può essere Occupy Wall Street? Come? Con il ciclo americano. Da gennaio cominciamo con la letteratura sulla resistenza. E siccome lui ha scritto un bellissimo libro, io ve lo consiglio, l'ordine è già stato eseguito, che è secondo me un libro da leggere, non è detto che non ci rivediamo. Non è detto. C'è un ragazzo che ha fatto un dottorato.